Oggi, come da titolo, proviamo le nuove modifiche in Ghost Exile. Sono stati cambiati, reworkati degli oggetti, quasi tutti sono praticamente nuovi, hanno nuove animazioni del crocifisso, nuovi behavior dei fantasmi e soprattutto nuove mappe. Infatti abbiamo l'hotel, che non è più quello piccolo di prima, ma è stato ampliato anche al piano di sopra. Abbiamo il distretto industriale, che penso sia il magazzino, però mi sembra diverso, e poi la casa di Tremonti, non so perché hanno messo nuovo, per cui andremo subito a vedere la casa di Tremonti. Oh, eccolo qua, l'amico di sempre. Allora, determina il fantasma, ferma il fantasma con un crocifisso, scatta la foto al fantasma. Il rover non ce l'ho. Non l'ho comprato, sono povero. Ah, ma non è vero! Ma c'erano gli strumenti, quelli base. Mi dava zero, ma va a quel paese, va. Allora, cominciamo a prendere questo qui degli acchiappafantasmi, vediamo come funziona. E non mi ricordo più. Microfono direzionale. Pic meter. Sensore di movimento, sale, sensore sonoro, rilevatore. Oh, crocifisso è nuovo, adesso vediamo. No, ti sento solo con la radio. Deve essere un'impostazione all'ora del tuo computer. Taccuino, fotocamera, spirit box, videocamera, rifletterete. Ok, pic meter, come funziona? Puoi determinare la locazione e il livello del segnale. Devi trovare una sorgente e stabilire una connessione. 3 è la prova. Si devono illuminare tre cose. Va bene. Quindi io prendo questo. Il libro. Ti sei già preso il crocifisso? E quanti oggetti si potevano portare? Quattro, ok, vai. Appunto, Cambiato un po' di roba la tecnologia. per quello che l'ho fatta, perché c'era scritto nuova la mappa. Ma questa che casa era? Era quella di Tremonti. È Ok. quello che c'era il camino dentro qua. Ah, sì, era quella tutta rovinata, rotta. Ok. Va bene. Mio Dio, non vedo niente. Ok, qua. Non ho potenziato la torcia. Porco cane. Oh mio Dio, quanto è grande la casa, zio. Allora, ho messo il lì. Ah, sì. Non so, è cambiato La tutto. serata rete è diventata anche uno studio. Sì, guarda la cucina, è cambiata tutta la casa. Allora, cominciamo a mettere il termometro da parete. Tac. Ok, è gigantesca. Allora, cominciamo con le rilevazioni. Bisogna cercare la carta d'identità e soprattutto la luce, che non so più dov'è a questo punto, sarà in cantina forse. Hello? Sei in Ma bagno? noi è che dici che sono le 4:30. Ah, non lo so, io sono in bagno col rilevatore degli acchiappafantasmi. Hello? I'm a ninja. Ok. Forse dovrei prendere un crocifisso. Nel garage non vedo il coso dei fusibili.
Sei qui? Puoi Sento un rumore qua. parlare? Dove sei? 5, totale massimo, sono Dove 5 sei? su 5. E dove c'era il camino? Ok, zio, segna. Registratore vocale, no, Era al massimo ok, quello. segna Spirit Box EMF livello 5. Sei qui? Orco! È apparsa una donna in corridoio. È apparsa una donna in corridoio. Via, 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 via. Facciamo il punto della situazione. Segna sul taccuino EMF5 e Spirit Box. Allora, questo non mi serve più. Quindi, tac. Fammi vedere. Potrebbe essere un Mononoke o un Key. Com'è che si chiamava la cosa lì? Allora, no, EMF livello 5, cerchialo e Dove? Spirit Box. Dovresti avere Mononoke e Kijo. Mononoke, noi l'abbiamo a livello 4. EMF registrato un fantasma estremamente feroce. Con gli oggetti, può. Livello 3, noi siamo a livello 3. Tratto unico può far cadere delle cose dai muri e da altre superfici. Hai visto se per caso ha buttato giù quadri o piatti o roba? Ok. Allora, invece il Kijo l'abbiamo a livello 1. No, livello 1, il Kijo. Caccia più frequentemente, ha una possibilità di iniziare la caccia dopo essere stato fotografato. Allora, tu prendi la videocamera e io prendo il registratore vocale. Perché tu dovresti vedere il globo di luce. Che tecnicamente è la nuvoletta. Aspetta che mi prendo un crocifisso. No, mi prendo l'incenso. Dai. Voglio rischiare. Sei qui? Puoi parlare? Dammi un segno. Dove sei? Mostrati. C'è una porta a mezza, c'è il bar. Ok, abbiamo il fantasma. Ci manca adesso. La carta d'identità e la tavola Ouija per capire dov'è. Segna, registratore vocale, il fantasma è un Mononoke. Noi siamo a livello 3, può far cadere le cose dai muri. Ok. Carta d'identità. Oh mio Dio, quanto è grande. Chi è? Ah, ok, vai. Dove sarà la carta d'identità? E la tavola? No. Bisogna cercare i cassetti, penso, con la macchia di. Tu stai usando la radio adesso, no? No, no, io sto parlando normalmente. Uso la radio quando sono lontano da te, perché è così che dovrebbe funzionare. Devo potenziare la torcia, non vedo niente. Hello? Hello? Zio, tieni in mano il crocifisso, perché tanto adesso non abbiamo più bisogno di prove. Trovato la tavola. Ok, dove andiamo? Trovato la tavola. Ok, dove andiamo a fare la seduta?
fare anche in camera da letto. Non so dove sei. Dove sei, zio? Ok. Buttala per terra. Ok. Allora, cos'è che dovevo... Ah. Hello. Qual è la tua stanza preferita? Cucina. Quanto siamo distanti dalla cucina? Dov'è la tua carta d'identità? Quanti anni hai? C'è? No, non ho capito che cacchio mi ha scritto, lo zoo. Dov'è la tua carta d'identità? Quanti anni hai? R, U, N, run, corri. Allora, andiamo a fare... Niente, non so dov'è la carta d'identità. Prova a domandarglielo te. Non metterci i piedi sopra, però, che non vedo. Vai, prova. Dov'è il tuo documento d'identità? Non si muove. Dov'è la tua carta d'identità? Quanti anni hai? Un bambino? Ma non posso più vedere le domande da fare? Dove sei? Vabbè, mi hai rotto tre quarti di palle. Allora, andiamo a prendere lo spray. E facciamo un simbolo in cucina. Dov'è la cucina qua? Qui il tuo K2 co... Era dietro di te, l'hai vista? Era dietro di te. Allora, spray. Vai. Allora, non ne abbiamo fatto una. Fermi il fantasma con un crocifisso, scatta la foto. Quanta la caccia. Disegni un sigillo protettivo, perfetto. Andiamo a fare il sigillo protettivo. Qual era il protettivo? Astaroth, ok. Allora, hai qualcosa per difendermi? Crocifisso. Ok, stammi dietro col crocifisso. Cazzo! Ho usato l'incenso perché si era dietro lo stordito. Hai il crocifisso in mano. Il ciuchino della barra, porca miseria. Ok.
prendendo forma. Aspetta, ho bruciato un incense. Come siamo a sanità? Va bene. Dicevamo, Madonna, che crocifisso gigante! Allora, devo andare a fare il sigillo protettivo in the kitchen. Questa è la cucina? Sì. Quindi. Ok. Carta d'identità. Carta d'identità. Dove sarà? Ci sono dei cassetti da aprire. Qua ha un puntino verde il cassetto. Ha una manopolina verde. Ma tu dove sei? È nel corridoio fuori dalla cucina, penso. Ah, forse in cantina la carta. Dove lo vedi il puntino verde? Qua. Guardalo qua, questo cassetto aperto, non vedi che c'ha un riflesso verde mentre gli altri sono di tipo grigi? Io non vedo niente. Ma vabbè, comunque sono in cantina, tu guarda di sopra, non so. Hello? Hello? Oh, i fusibili. Ho trovato la scatola dei fusibili in cantina. Abbiamo dei fusibili? Abbiamo dei fusibili? Boh, non lo so, io no. Hello? Ricky se ninja. Zio Ricky, porco bau. Guarda il fumetto. Piggy e doggy. Maialino e cane. Guarda qua sulla scrivania vicino alla lampada. Qua. Dove? Vicino alla lampada, qua sulla scrivania. Piggy e doggy. Spero che ci facciano un videogioco prima o poi. Di Piggy e Doggy. No, non l'hanno inventato. Non esistono in natura Piggy e Doggy. Sì, ma io non so. Riproviamo con la tavola? Tanto ormai siamo a sanità mentale zero. Riproviamo a vedere se ci risponde. Tanto Proviamo. sono sicuro che il fantasma è una donna. L'ho visto. Dov'è che era? Figa, non abbiamo trovato neanche i fusibili. Dov'è che era la tavola adesso? È nella vecchia camera da letto con E dov'è? Io mi sono già perso. Segui me. Ma perché il K2 continua a cappare qua? Ah, ok. Chiudiamo la porta. Hello, I'm a ninja. Dov'è la tua carta d'identità? Dov'è la tua carta d'identità? Quanti anni hai? 4, 0, 40. Ok, dov'è la tua carta d'identità? B, O, I, S, Boys Bedroom, nella camera dei maschietti del figlio. Goodbye. Boys Bedroom, zio.
Dovrebbe essere quella con gli orsacchiotti. Sì, questa sembrerebbe la camera di un maschio. Sono Eccolo! sbizzarrito. Trovata! Perfetto, andiamo fuori adesso. Aia la ma vai a fare! Andiamo fuori. E ci prepariamo per l'esorcismo. Oh mamma mia, dove sei zio? Ok. Allora, facciamo il punto della situation. Allora, abbiamo il fantasma. È un Mononoke, quindi come cacchio si faceva il rituale? Non mi ricordo più niente. Scusa, perché la terza prova è scritta in Perché inglese? non l'hanno tradotto? È quella del rover, della macchinetta lì. Allora, libro dell'esilio. Oh, figo, l'hanno cambiato. Allora, N. No. Com'è che si usava? Così. Oh, ok. Non serve ancora? Hanno cambiato anche il libro dell'esilio. Videocamera serve? No, adesso dobbiamo fare. Allora, Mononoke, l'antico rito di Petunio Gal. Quindi. Ok, l'antico rito di Petunio Gal. Selezioniamo il rituale. Ok. Quattro candele, due rune e io prendo le due rune e l'accendino. Allora, una, due. Non c'è l'accendino. Ah, sì, adesso è diventato uno zippo, non è più quello da 1 euro in edicola. Ok, quattro candele. Quindi, com'è che funziona il rituale? Disegna il sigillo in una stanza. Dove lo facciamo? Come si fa andare sull'inventario? È tab, il tasto di fianco alla Q, a sinistra della Q. Io ho passaporto, ho giusto, non so chi è il fantasma. Scarlett Brown, 40 anni. Dov'è che lo facciamo il rituale, zio? Fusibile. Ah, c'è il fusibile, ah. Ne serve uno o due. Siamo a livello di difficoltà intermedio 1. C'è una cosa, andiamo giù a portare a fare il fusibile e poi vengo qui a prendere una candela. Sì, ma dove lo facciamo dei rituals? Camera del bambino. Ok. Il fusibile bisogna metterlo giù in cantina, così accendiamo le luci. Io ti seguo col crucifix. Dobbiamo anche fermare il fantasma col crucifix per fare i soldi. Qua. Scoppiato. Qua, ecco qua. Orco! No, non è caccia. Penso. E qua è il fusibile comunque. You need. We E va un terzo. need to find. Oh, cazzo, la caccia. Allora ne servono due. Ok, zio, è saltato un sigillo. Sarebbe la seconda volta, eh? Andiamo a fare il rituale. C'ho tutto. Io no, io mi... A me, ah no, devi prendere the candles. Porca miseria, ci mancano due fusibili. Allora è due. Ma ne manca uno di Sì, fusibile. vuol dire che hanno aumentato la difficoltà perché di solito era esperto, due fusibili, intermedio 1 e incubo non avevi la luce. Mi ricordo. Ci sei? Caccia?
Ah, ma sono fuori. Sono fuori. È nella camera del bambino! Ah, tu sei proprio lì dentro! Vedo il tuo braccino! Era nella camera lì con te, vedi il braccio da fuori la finestra? Ok, è ancora lì da te. È nella camera del bambino. Ok, è ferma davanti alla porta. Ok, sapeva che eri lì. Sì, ma sai che cosa è successo? C'è la porta. Praticamente è successo che mentre faceva l'attacco, e come se abbia fatto tic-tic alla fine dell'attacco, mentre lo faceva, ho fatto quelle simbole. Oh, boh, non lo so. Sarà cambiato qualcosa. Allora, Petunio Gal. Allora, porco! Mamma mia, te l'ha dato anche a te? Il gioco? Sì, me l'ha data anche a me. Ok. Allora, Scusate, mi dimentico di usare la radio. sigillo di Amet. Allora, devo usare il sigillo di Amet. Ok. Ok, candelizzati. Ma che bello il nuovo crocifisso! No! Via, 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 via! Porco! Devo potenziare la torcia. Andava bene anche quello di prima. No, adesso è più bello. Siamo ancora in caccia? Sì. Adesso no. Dicevamo. Metti le candele. No, ne manca una qua. Esatto. No. Sta compiendo 3/4 di palle. Poi durante il rituale uno di noi due deve fermarlo col crocifisso per fare il punto, ok? Ok. Oh mio Dio. Ah, devo mettere l'opzione per leggere i nomi.
Allora, esamina, come si chiama Scarlett Brown? Quindi, come funzionava? Dovevo mettermi qua al centro col libro. Posiziona gli oggetti su. Ah, già! Pirla. Uno e due. Te lo impone la grandezza di Cristo. Cosa è successo? Ha chiuso? Minchia, inquietante questa luce rossa. Nel nome e della bontà del nostro Salvatore, distruggi l'intera setta dei demoni. Dio, ascolta la mia preghiera. Salvaci dalle bugie del diavolo. Scarlett Brown. Non fa la caccia, che così facciamo i soldi? Perché vabbè, lo finiamo il rituale. E liberaci dal male. Abbiamo fatto un obiettivo. Abbiamo fatto un esorcismo. Boh, non so, ne abbiamo fatti un sacco durante le nostre partite. Bello. Ok. Adesso facciamone ancora un'altra. E Ricky, questa volta diamo un'occhiata alla nuova mappa dell'hotel, perché l'hanno ingrandita. Ciao amico! Foto dell'impronta del sale. Completa il gioco senza accendere la luce. Completa il gioco senza usare equipaggiamento protettivo. No, mi sembra eccessiva la cosa. Anche perché poi perdiamo tutto. Quindi, tac, tac e tac. I wonder Ricky, I wonder Ricky. No, cos'è successo? Allora, libro. Termometro. Ok. Non vado di protezione subito dall'inizio. Cominciamo a mettere un po' di oggetti. Allora, non so quanti piani hanno aperto dell'hotel. Adesso vediamo. Hello? Perché dobbiamo dividerci i piani, mi sa. Vediamo, eh. Allora. Oppure, cos'è che hanno fatto? Allora, il quarto piano dovrebbe essere. Poi vediamo se va. Non lo so, devo capire. Uno, due, tre. Tre piani. Aspetta. Ma okay. Allora, cominciamo dal piano 1. Sì, vabbè, tre piani. Cioè, ma il fantasma interagisce su tre piani? Figa, qui bisogna essere in 57. Ah, ok, piano 1 è la reception. Ok. Quindi i piani sono piano 2, che cos'è? Esatto. Adesso andiamo al 2, che dovrebbe essere proprio un piano dell'hotel, mi sa. Pingu. Ok. Diamo un'occhiata. Oh, fusibili, vecchio stile, ce ne serve solo uno in questo caso. Di quelli tondi old school. Ma aspetta, si può entrare in tutte le camere? Qua sì. La Madonna. Figa. Aspetta che vado a vedere se anche in queste.
Sì, minchia, tutte le camere, ciao. Cioè. Vabbè, figo. Allora, io lo metto in corridoio a questo piano, il sensore di parcheggio. Mi sa che questa è una mappa gigante. Sa che qui bisogna essere in tanti. Fatto la tavola. Perfetto, facciamo subito. La stanza preferita, perché in questo hotel sapere dov'è il fantasma è essenziale. Vieni qua, che la mettiamo davanti qua così ci nascondiamo. Che cacchio c'è nel frigo? Un quadro? C'è un quadro nel frigo. L'hai visto? Eh? Ok. Non è il posto dove io terrei un quadro, però. Hello, I'm a ninja. Qual è la tua stanza preferita? B, E, D, bedroom. Allora, una camera da letto, ma dovrebbe dirci al piano, bedroom o... E vabbè. La stanza 207. Goodbye. Stanza 207 è la sua stanza preferita. 107. Questa che cos'è? 101. Ah, per cui è al secondo piano. Quindi togliamo tutto l'equipaggiamento e andiamo al secondo piano. È inutile star a perdere tempo qua. Il fantasma è al secondo piano. Ah no, questo è il secondo. Ah no, al terzo piano, perché queste sono le stanze 100, per cui dobbiamo andare a... Come funziona l'ascensore? Ok, vai. Strucca il button, vai. Andiamo al terzo piano. Cos'è la stanza 207, ho detto? Sette? Sì. Questa è la stanza. Don't open. Io la apro. Oh mio Dio, che schifo. Guarda per terra. Uno sgabuzzino. Sì, ma guarda per terra e sulle pareti. C'era scritto non aprire e io giustamente. Back. Fusibile. No. All'ingresso per terra ci sono dei please leave. Oh, c'è una faccia. Ok. Run. Corri, run, trappola. Ok, mi piace questa stanza, l'hanno fatta molto bene. Va bene. Hai visto, siamo entrati e non ci hai fatto nulla. Fine. Aspetta, che cosa c'è qua? Niente. Va bene. Andiamo, zio. Siamo entrati nella stanza che non dovevamo entrare. Va bene, 207 abbiamo detto. La 201 quella. Che, puoi sentirmi? Sei qui? Sì, ti sento. Dammi un segno. A 202 era. 207, eccola qua. Puoi parlare? Sei qui? No, ok, adesso usciamo, perché questa è la stanza del fantasma, quindi le cacce partono da qua.
Ok, diamo un'occhiata nelle altre sta. C'è una luce che flickera qua. Sei qui? Puoi parlare? Dammi un segno. Sei qui? Quanti anni hai? Dove sei? Puoi parlare? Dammi un segno. Niente. Allora, lascio il libro, lo metto qua e poi mi sa che devo andare giù a prendere un po' di roba. Sei qui? Puoi parlare? Dove sei? Dammi un segno. Niente? Niente. Io devo andare giù a prendere nuova roba. Cosa fai? Vieni con me? Già andata. Fai clunk. Terzo piano, arriviamo. Chi è? Ah. Potevano mettere la classica musichetta d'ascensore. Hello? L'hai aperta te? Ah! L'hai aperta te la porta a non aprire? L'hai lasciata aperta te? Aperta a te? No, io l'ho chiusa. Non anche l'ho toccata. They are watching, ci stanno guardando. Non posso respirare. Per favore, lasciaci in pace, lasciaci da soli. Ok. I've lost my mind, ho perso la mia testa, ok. Hello? Una cassaforte. Ma quello è considerato armadio? C'è qualcosa in questa stanza, zio, in questa stanza. Il mio rilevatore. Ha avuto un momento che ha segnato. No, non si possono più suonare gli orologi. Cos'è? Il sensore di movimento, zio. Caccia, A caccia! caccia.
Sei qui? Puoi parlare? Dammi un segno. Parla con noi. Dove sei? Caccia! Qua fuori. Mica non se ne va. Ok. Meno male, minchia. Ah, sei qui? Puoi parlare? Scusa, è arrivato velocissimo. Dammi un segno. Dove sei? Sei qui? Ok. Vediamo cosa dice il registratore. Il K2 dà qualcosa, ma niente di che. Due da. Niente, il registratore non dà niente. Sei qui? Puoi parlare? Porto l'avanti. Dammi un segno. Ok, caccia! No, vieni zio, vieni, vieni, vieni. Quindi hello? Cos'è questo suono? No, io non sento niente. Sta arrivando. Io non sento nessun suono. La tua radio. Ma no, si spegne. No, era spento. Ma io lo sentivo. Sei qui? Dammi un segno. Puoi parlare? Ce l'ho fatta, tre adesso mi fa, tre. E ho fatto la foto al fantasma. Perfetto. Dove sei? E io non mi dici un cacchio. Caccia! Vai, zio! Va bene, l'ho fermato col crocifisso. Così ho visto anche l'animazione. Sei di quel fatto. Bella l'animazione, mi piace. Complimenti. Sei qui? Temperatura di congelamento, Sì. meno Meno 3. 4, Ok. meno 3, 2. Ah, non diventa più rosso, che infame. Ok, perfetto. Temperatura di congelamento.
Occhio! Non si riesce ad uscire. Usciamo. Ok, temperatura di congelamento non è servito a niente il rilevatore lì. Ma scusa, se lui viene da qua, non ha schiacciato il sale, ma perché che lui viene da lì? Sono nella stanza quella parallela dove è lui. Sei qui? Vuoi parlare? Dammi un segno. Dove sei? Parla con noi. No, il termometro non serve più, zio. L'abbiamo già avuto quella prova. Sei qui? Puoi parlare? Caccia qua, zio. No, va bene. Ci serve almeno una prova per tirare a indovinare. Ok, ci serve almeno una seconda prova. Sei qui? Vuoi parlare? Dammi un segno. Dove sei? Niente. Sei qui? Vuoi parlare? Dammi un segno. Dove sei? Aspetta che sto prendendo. Sa quanti anni hai? Niente. Andiamo a prendere la videocamera. Cacchio, può essere. Non penso. Penso che l'ascensore, come le uscite, siano bloccate. Non so se puoi scappare da lui prendendo l'ascensore. Sarebbe carina come cosa, però.
Oh, e non ha schiacciato il sale il bastardo. Allora, cominciamo dalla stanza a non entrare. E noi ci entriamo lo stesso. Chissà se hanno cambiato le posizioni delle cose. Qui non c'è nulla. Niente, via. La stanza davanti è semiaperta. Niente. Sei qui? C'è la pallina che gira, c'è il globo. La pallina? Sì. Sfera di luce. Ok. Zio, andiamo alla reception. Cazzo! Cazzo, è qui! È qui! È qui davanti a me! Porco! È vero, c'è la pallina. C'è la pallina, è vero? Ma qui c'è il piano rotto? Si può andare sotto? La Madonna. Scusa, e qui dove saremmo? Ah, se scendiamo di un piano.